Ci troviamo in via Cattaneo, nel centro storico di Pesaro, di fronte alla sede della Confindustria Pesaro e Urbino, dove, come potete vedere alle mie spalle, sono radunate le sigle sindacali CGL, CISL e UIL legate alla categoria dei metalmeccanici. Categoria che oggi ha incrociato le braccia astenendosi dal lavoro in linea a uno sciopero nazionale che nella nostra provincia è stato proclamato per 8 ore. Sciopero che vuole portare l'attenzione su un contratto di lavoro che continua a non essere rinnovato nonostante le richieste e le trattative interrotte da circa un anno. Sono 10 mesi che ci è scaduto il contratto e dopo 13 incontri ci siamo trovati in un atteggiamento ostinato da parte di Federmeccanica che, malgrado le nostre assistenze, non ha voluto dare risposte ai lavoratori metalmeccanici in un contesto complicato come quello che abbiamo davanti, sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sui temi della professionalità. Si parla tanto di competenze dei lavoratori, di come stare dentro un mondo che cambia. Quello che chiediamo, appunto, di scommettere sui lavoratori, ma di riconoscere anche le giuste professionalità. Non ci hanno dato risposte neanche sulla possibilità di allargare la contrattazione dentro i luoghi di lavoro, quella aziendale, e per quanto riguarda il salario, la proposta che ci hanno fatto non è una proposta, quindi non dà uno spazio contrattuale, una risposta anche a quelle che sono le esigenze economiche dei lavoratori. Per tutti questi motivi qua, oggi abbiamo scelto di fare sciopero, quindi di dare un segnale forte dentro i luoghi di lavoro a quello che è il mondo imprenditoriale, e abbiamo scelto di manifestare qui davanti a Confindustria quello che è il nostro disagio. Lo facciamo nel rispetto delle normative Covid, lo facciamo con un presidio di alcuni delegati che sono venuti qua a dare sostegno alla nostra voce per avere il contratto e dare risposta ai lavoratori metalmeccanici. Non è solo uno schiaffo morale, ma è uno sgarbo che questi stanno facendo verso i lavoratori, perché è chiaro che stanno approfittando della pandemia per fare carta straccia del contratto nazionale, perché oggi è una data, il 5 novembre, è un anno esatto che abbiamo presentato a Federmeccanica la piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale. È partita la trattativa da quel 5 novembre 2019 e già allora, quando non si sapeva cosa voleva dire pandemia o Covid, che erano parole che pensavamo erano distanti da noi, ci rispondevano picche o non ci davano risposte sul salario. Poi è scoppiata la pandemia e hanno approfittato di questa cosa, come hanno fatto anche in passato, per rompere il tavolo di trattative, ed è per questo che siamo davanti alla sede di Confindustria di Pesaro, ma anche davanti alle sedi delle altre Confindustrie d'Italia, perché non si può andare in piazza, ma un segnale lo dobbiamo mandare. Le fabbriche le stiamo svuotando e diciamo a Confindustria, come dicevate che erano indispensabili i lavoratori allora quando c'era il lockdown, noi vi diciamo sono indispensabili anche adesso e riconoscetegli quello che è dovuto, se no non ci fermiamo. La prospettiva, guardando come le indicazioni che ha dato Confindustria Generale e Federmeccanica, ce ne sono poche, però guardando l'adesione del nostro territorio, adesso stavamo guardando con i colleghi di FIM e FIOM i numeri delle persone, si parla all'incirca di un 60% di persone che si sono astenute da andare al lavoro, cioè si sono messi in sciopero, contando che andando a vedere un po' le fabbriche, abbiamo fatto il giro dei capannoni per guardare, essendoci anche molte persone in smart working, è chiaramente difficile quantificare più rispetto le altre volte, però chiaramente l'obiettivo è che tante persone devono scioperare per far vedere alle aziende che c'è l'attenzione, le aziende si dovrebbero rifarsi, diciamo, col loro sindacato che è Federmeccanica e Confindustria per fare, però fondamentalmente c'è un'idea del paese diversa che ha Confindustria e dovremmo farli cambiare quell'idea lì.